Logos Web Radio. Ciao a tutti, sono Laura della Blogos Web Radio. Oggi vi parleremo di un evento che ormai da 7 anni apre l'estate bolognese, che è la Partot Parata. Sono qui con Francesco Volta, organizzatore e fondatore della Parata Partot, e comincio subito chiedendogli di raccontarci cos'è la Partot e com'è nata. La Partot Parata è una parata per tutti, come dice il nome, dal dialetto bolognese Partot per tutti, appunto mira a coinvolgere il massimo della cittadinanza possibile. È nata nel 2002 a Bologna sotto l'impulso dell'associazione Oltre. Nel 2002 infatti Lidia Buchner, la presidente dell'associazione Oltre, aveva sentito parlare di questa parata bruxellese che si chiamava Zinnek Parad, che in dialetto bruxellese significa parata dei meticci, letteralmente dei bastardi, per celebrare la popolazione bastarda, vale a dire degli incontri interculturali, dei meravigliosi incroci interculturali che ci sono a Bruxelles, parata alla quale io avevo partecipato perché appunto stavo facendo la mia tesi proprio su questa Zinnek Parad di Bruxelles. Correva l'anno 2000, quindi un bel po' di tempo fa. Lidia, che già organizzava il Fest Festival, Bologna Interculture Festival a San Donato in quel momento, mi chiese se era possibile creare una simile parata anche a Bologna, che avesse le stesse regole, che erano niente carri a motore e tutta musica dal vivo, quindi una parata ecologica fatta solo di energia umana e di cittadinanza attiva in un certo senso. Io inizialmente rimasi un po' stupito perché, pensando alla parata di Bruxelles, che è qualcosa di monumentale, molto sostenuto anche dall'istituzione, un progetto meraviglioso, devo dire, vedevo appunto l'idea come abbastanza folle perché non la conosceva nessuno e partivamo da zero, ma forse questo è anche stato il nostro segreto e la nostra carta vincente, nel senso che, complici del fatto che nessuno sapeva bene che cosa andavamo incontro, dal basso abbiamo creato una vera e propria rete di partecipazione senza bandiere, senza interessi, diciamo noi, e questo secondo me crea un pochino quel clima di gioiosità e di spensieratezza che c'è nella Partot. Si vede che la gente che c'è è lì perché ha voglia di partecipare, di esserci, di fare una festa. Così il primo anno, nel 2002, eravamo più o meno in 200-250 persone, le persone che gravitavano intorno al Fest Festival, chi faceva capoeira, c'era il gruppo Angola Palmares, se ricordo, gruppi di afro, però insomma eravamo ancora pochini. Ma già da quell'anno ci siamo accorti che in strada era successo qualche cosa, cioè c'era un'energia che ci faceva capire che era il caso di andare avanti, e il modo con cui siamo voluti andare avanti è stato quello dei laboratori gratuiti. Quello è stato il passo successivo. Dell'anno dopo abbiamo chiesto a delle persone se nei mesi precedenti alla parata volevano creare dei laboratori gratuiti per far partecipare il maggior numero di persone alla parata. Alcuni ci stavano, alcuni no, così come succede ancora oggi, e così via via, soprattutto con il passaparola, che è sempre il metodo migliore per far passare le notizie, meglio di internet, meglio di Facebook, però il passaparola è importante perché significa ritornare a circolare fra la gente, cioè far sì che le persone si parlino, e con la parata è successo un po' così. A poco è circolata la voce, ognuno trovava le proprie motivazioni per partecipare, e via via dal 2002 ad oggi sono passati vari anni, sono successe tante cose, la parata si è ingrandita, però è diventata quel grande evento e quella grande festa che è oggi. Tu prima parlavi di parata gratuita, laboratori gratuiti, come siete riusciti a finanziarvi per esempio quest'anno? Allora, innanzitutto vale un discorso molto importante su che cosa significa per noi la gratuità. Per noi non è un argomento da prendere sotto gamba, ma è uno dei motivi fondanti della parata. Vale a dire che nello scambio gratuito, cioè nel fare qualche cosa per il piacere di farlo e nella partecipazione delle persone, secondo me sta il grande valore politico della parata. A tuttora ad oggi è più o meno un mezzo miracolo, grazie alle persone che volontariamente la mandano avanti. Negli anni l'organizzazione è diventata sempre più complicata e, diciamo, dal 2006 è sempre più necessario anche un aiuto, un sostegno da parte delle istituzioni, il Comune di Bologna in primis. Sostegno che ci danno però è molto piccolo forse rispetto a quello che è diventata oggi la parata. Il sostegno che ci danno è soprattutto su quello che riguarda la gestione, tutto quello che è pulizia, sicurezza e gestione del percorso della parata. Ma appunto ancora oggi sia l'organizzazione che la conduzione dei laboratori viene fatta a titolo gratuito. Questa
Arrivati all'ottavo anno posso dire che è un po' la croce, la delizia della parata Partot. Delizia perché, come ho detto prima, quando non girano soldi resta tutto più genuino e più popolare, e questo nello spirito della Partot è molto importante. D'altro canto, un evento così grande, se non ha a disposizione, non dico tanto soldi, ma quanto strutture necessarie a portarla avanti, proprio strumenti tecnici per poterla fare, rischia di implodere. Però appunto, forse a partire dai prossimi anni forse dovremmo fare un attimo la quadratura del cerchio e cercare di capire anche in che modo forse possiamo trovare altri tipi di fondi che non siano solo quelle delle feste di autofinanziamento che facciamo o il buon cuore delle persone che gratuitamente regalano il loro tempo per fare dei laboratori. Adesso che siete all'ottava edizione, siete riusciti a realizzare lo spirito Partot per tutti, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione? Beh, questo, se dicessi di sì, mentirei, perché non sarebbe vero, sarebbe assolutamente presuntuoso. È una parata che si rivolge a tutti, è un invito, una proposta che viene fatta a tot, bisognerebbe dire in bolognese, ma noi lo diciamo tutti con la O aperta, perché la maggior parte delle persone che fanno la Partot non sono bolognesi, cioè o sono tanti studenti oppure tanti stranieri. Appunto, il primo coinvolgimento è stato anche quello di tutta quella grande macchina interculturale che esiste a Bologna, e quindi insomma stranieri, non bolognesi, bolognesi. Chi risponde all'appello della Partot? Beh, principalmente i giovani, tantissimi giovani ci sono, e poi in secondo luogo la parata è assolutamente donna. Se dovessimo fare una questione di genere, non so se è perché le donne sono più disposte a lasciarsi andare a progetti creativi, però abbiamo gruppi di samba, di afro, di pizzica, dove si va ad eserciti di 120 gruppi di donne cada uno. Poi ci sono appunto tanti giovani, però i gruppi che vengono sono i più disparati, cioè nei laboratori è sempre buffo perché ci sono sempre persone, appunto, se dovessi fare un range di età dai 20 ai 35 anni, 40, ma sempre le 4-5 signore che vengono a ballare la samba un po' più âgé, secondo me sono assolutamente spettacolari. Poi in più, come Partot, diciamo, ci facciamo in quattro per riuscire a coinvolgere anche i bambini, i laboratori del Giardino del Guasto, l'associazione Senza il Banco. Ricordo che non c'è solo l'associazione Oltre che fa la Partot, l'associazione Oltre, diciamo, è l'associazione che guida un network, ma un po' anche come vocazione associativa a noi piace creare un pochino un mix di attività nei territori. So che da qualche anno collaborate anche col Blogos. Quali iniziative sono state fatte col Blogos e che frutto ha dato questa collaborazione? Ne stiamo facendo tante, perché al Blogos teniamo i laboratori di No Samba No Rumba, il laboratorio di Don Tullio, un laboratorio storico di percussioni della Partot. Don Tullio c'è più o meno dalla prima ora ed è anche lui uno dei fondatori storici della parata. Poi al Blogos è molto attiva anche Chiara Stefani, per esempio, che anche lei è assolutamente una senatrice della Partot, nonché una delle ideatrici dal punto di vista filosofico di quello che è il significato della parata. E poi c'è il gruppo di Arte Rego che fa giocoglieria, c'è il gruppo di Passing Conclave con Giorgio Formenti, quindi insomma è uno spazio che viene molto utilizzato, ed è bello secondo me che sia uno spazio che sia in un certo qual modo periferico rispetto a Bologna, perché è a Casalecchio di Reno, e anche in questo senso è bello che molti ragazzi per fare la parata prendono un autobus e si spostino da quelli che sono i loro normali circuiti. Quindi è bello creare questo osmosi fra un centro giovanile molto vivo che non è bolognese, con tanti ragazzi bolognesi che ci vanno proprio perché ci sono attività della Partot. Chissà, magari un anno la Partot potrebbe anche arrivare fin là. Certo, il blog è sempre molto attivo nel seguirci in tutto ciò che facciamo. E per la parata di quest'anno cosa avete in programma? Abbiamo i soliti 45 laboratori gratuiti, sarà una parata più corta e più trionfale. Per ora l'unico dato certo ad oggi è che finiremo in Montagnola, e questa è una gran cosa perché appunto siamo riusciti insieme all'associazione Agio della Montagnola a metterci d'accordo per far sì che si crei una accoglienza finale della Partot festosa e organizzata, perché l'importante è fare le cose pensate e organizzate. Ci stiamo dedicando molto appunto al punto d'arrivo, all'accoglienza, e a fare in modo che appunto
sia una notte di festa propositiva, perché fare festa significa sì fare rumore ed essere esplosivi, però significa anche creare qualche cosa di nuovo, creare aggregazione, essere propositivi per la città. Quest'anno ospitate anche due laboratori del progetto europeo Belbo Brew. Ecco, lì appunto tu prima mi chiedevi del sostegno economico, per esempio non mi è venuto in mente una cosa molto importante che è quello del sostegno europeo, appunto. Qualche soldino sull'ordine di 9.000-10.000 euro all'anno per 2 anni di seguito l'abbiamo preso dall'Unione Europea. Molto più spesso siamo più conosciuti fuori che dentro. E quindi appunto il progetto europeo per noi è stato veramente una linfa vitale importantissima. Poter riuscire a guardare all'esterno, vedere cosa c'è fuori da Bologna e fuori dall'Italia ti insegna tantissime cose. Bruxelles ha una grande tradizione interculturale, per esempio, Belfast anche, perché nasce da una lacerazione politica molto forte, quindi si va fuori e si impara, quindi in questo senso è un ammontare di soldi che noi abbiamo quasi tutto utilizzato per creare questo scambio internazionale, quindi appunto quasi tutto il budget viene utilizzato per questo, ma ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena, perché è bellissimo creare questa rete di rapporti, imparare dagli altri e far imparare anche in Italia. Per esempio i bruxellesi chiamano la parata Partot la parata del cuore, perché quando vengono da noi all'inizio ci danno dei pazzi perché dicono che non abbiamo pensato a questa, quest'altra ancora, il progetto artistico non è abbastanza alto culturalmente parlando, eccetera eccetera, poi però rimangono ogni volta travolti dalla spontaneità della Partot, dal fatto che qua per strada non ci sono le transenne, tutti partecipano a ballare, le persone del pubblico si lasciano coinvolgere, per cui anche loro, per esempio, dopo essere venuti alla Partot, hanno deciso a Bruxelles di togliere le transenne e di fare in modo che la gente del pubblico andasse in mezzo. Questo a noi sembra incredibile, perché per noi italiani è ovvio che se ci sono, cioè c'è una banda che suona, tutti vanno dentro, e invece Bruxelles per esempio è il contrario, cioè il pubblico anche quando viene spronato ad entrare sempre rimane lì impettito di lato, come per dire, beh, adesso cosa devo fare. Grazie a tutti per Blogos Web Radio, www.blogos.it.